Questa recensione è sponsorizzata da HubVPN, la VPN del vostro sito preferito. È solo per oggi, solo da questo canale, per voi sarà per sempre gratuita. Dove la trovate una VPN di qualità gratuita e soprattutto fatta dal vostro sito preferito? Cominciamo! Il feeling lascia infatti a desiderare con molte delle armi a disposizione, ove quest'ultime si dividono in armi leggere, pesanti, da mischia e a energia. Sono tutte potenziabili con la... Mettere che il sistema di shooting e quello legato al combattimento corpo a corpo non incarnano la punta di diamante dell'avventura. Soprattutto nelle prime battute, quando ancora non avremo potenziato a dovere il talento connesso all'uso delle armi a distanza, il feedback delle sparatorie si dimostra un po' grezzo. Poco concreto nella gestione degli impatti e nell'assorbimento dei colpi. Non sono particolarmente soddisfacenti neppure le hitbox degli scudi. Essere poco convincente anche il modo in cui i nemici reagiscono ai proiettili, sussultando e cadendo al suolo solo quando la loro salute si esaurisce. Lo shooting approssimativo è brutto! Cavolo, è un gioco di ruolo! C'è la sezione abilità per exparlo! È normale che alle prime battute faccia schifo! È proprio una meccanica di design, cavolo! Quanto ci vuole a capirlo? Cioè, non potete trovare in un gioco che forse è il capolavoro di quest'anno fino ad ora. Cioè, fino ad ora forse Outer Worlds è il gioco migliore che sia uscito. E dovete trovare questi difetti, lo shooting sbagliato. Cavolo, lo puoi migliorare, lo shooting è fatto apposta, errato. Le hitbox fanno schifo con la spada. Oh mio Dio! Come se quelli in altri giochi di ruolo in prima persona siano meglio, dai. Cavolo, come se solo Outer Worlds che ha questo problema delle hitbox. Ce ne ricordiamo solo per Outer Worlds. Per gli altri giochi che piacciono alla massa, facciamo finta di niente, eh? È vero? È vero, recensori? Ma ancora riguardo lo shooting, dai, come si fa a non capire che fa parte della meccanica di gioco? Trovate le scuse per Kojima, filosofiche, trovate le scuse. Outer Worlds non trovate la scusa che forse il personaggio è stato ibernato, quindi è normale che sia un po' rimbambito? Non può essere un po' rimbambito. E poi non è detto che il personaggio principale sia un esperto nell'uso delle armi. E poi soprattutto, vi fate problemi qui e non vi fate problemi del sistema di shooting di Fallout 4? Che veramente sembra un cecchino di Modern Warfare. Fate problemi su Outer Worlds per trovare il pelo nell'uovo. Altro pelo nell'uovo è che le mappe sono piccole. Benvengano le mappe piccole, gli open world grandissimi. E vuoti hanno rotto le scatole. Nessuno più vuole sti open world, almeno io non li voglio. Gli open world, se devono essere grandi, devono essere pieni di cose, come era Red Dead Redemption, oppure anche mappe giganti come Deus Ex, che vabbè non era gigante, era piccola, però comunque le città sembravano piene. Ma Red Dead Redemption è un esempio di come deve essere un open world, che tu cammini e scopri cose, succedono cose. Non questi giochi come Assassin's Creed Origin e Company, che hanno mappe intergalattiche, grandi mappe, e poi passi tutto il tempo a camminare nel bosco guardando il paesaggio. Io voglio giocare, non voglio guardare un paesaggio. Se voglio guardare il paesaggio, non metto un gioco open world. Non mi metto a giocare un gioco open world. Me ne vado alla foresta Umbra, la foresta, che ne so, dovunque abitate, la foresta più vicino a casa vostra. Cioè, io me ne vado nella vera foresta. Non mi sto nella foresta di uno Skyrim. Quindi, fanculo le mappe open world. Fanculo le mappe open world giganti. Meglio una mappa come Outer Worlds, piccolissima, anche che poi non sono piccolissime, piccole, ben caratterizzate e soprattutto dettagliate. Cioè in Outer Worlds, quando ti sposti da un mondo all'altro, noti che cambia il paesaggio, noti che stai andando verso una cosa nuova, ed è bellissima questa cosa. Poi se puoi sempre orientarti, c'è il viaggio rapido fatto bene, è tutta un'altra esperienza. A me
a dire la verità, Fallout 3 mi cascavano le palle a terra. Proprio perché non c'era niente da fare tra un posto e l'altro. Cioè, io passavo il tempo dei giorni, io stavo 2 ore solo a camminare e non concludevo una missione, perché io non sono un nerd sfigato che ha 5 ore di tempo della sua vita a dedicare ai videogiochi. Spesso e volentieri ho solo 2 ore, 1 ora al giorno a dedicare, e vorrei far qualcosa nel videogioco piuttosto che stare a guardare cazzini inutili o passeggiate nel nulla. Scusate. Quindi trovo alquanto stupido trovare come difetti le mappe piccole sintetizzate con tante cose da fare al suo interno e lo shooting errato. Trovatemi qualsiasi altro difetto, o per esempio il comparto tecnico, sì, che non è all'altezza dei AAA. E soprattutto esaltate la qualità del titolo, cavolo. Era da 13 anni che forse più che non avevo un GDR come Cristo comanda. È un bignami di tutto il meglio che si può avere nei videogiochi. Abbiamo il looting shooting di Borderlands, con le armi elementari come a Borderlands. Abbiamo il sistema di reputazione come quello di Fable. Se la città ti prende sul cazzo o una persona ti prende sul cazzo, rischi anche di non fare delle quest o comunque di avere rotture di coglioni ingombranti mentre giochi. Ed è bellissimo il sistema di reputazione. Abbiamo il sistema di viaggio spaziale e di reclutamento persone come in Mass Effect. Abbiamo poi scorci e panorami di città che mi ricordano Bioshock. E infine, dulce in sin fondo, abbiamo l'umorismo nero idiota dei primi 2 Fallout. Non quello schifo di Elder Scrolls 2. Fallout, ovvero Fallout 3, che non è un Fallout. Chi mi dice che amava la saga di Fallout da Fallout 3, perché ha giocato Fallout 3? Chi mi dice che adora la saga di Fallout perché li ha giocati dal 3 in poi, si ficcasse una nuca cola su per il culo! Perché Fallout 3 non c'entra niente con quello che era Fallout 1 e Fallout 2. Zero. Forse solo il sistema di gioco, le ambientazioni, i personaggi. Ma nemmeno, perché sono stati snaturati. Per chi ha giocato Fallout, i primi 2 Fallout, mi può dire che i mutanti sono stati modificati, i ghoul sono stati modificati. Io parlo proprio di caratterizzazione dei personaggi. I personaggi, la caratterizzazione del mondo del gioco è totalmente diversa dai primi Fallout. Quindi, se sei fan di Fallout, non mi puoi dire che Fallout 3 è un bel gioco! Però puoi dirmi che Fallout New Vegas è un bel gioco, che io purtroppo non ho giocato. Ringraziamo i recensori italiani. Leggete un po' di recensioni. Ecco perché non ho giocato a Fallout New Vegas. Soprattutto non mi hanno detto che dietro Fallout New Vegas c'era Chris Avellone, che è un personaggio chiave della saga Fallout, è un creatore chiave. Grazie stampa italiana, grazie per avermi fatto giocare Fallout New Vegas, avermelo fatto recuperare dopo, quando in quest'epoca c'ho meno tempo per giocare ai videogiochi e apprezzarli. Grazie. Quindi, calmandoci, la domanda mi porge spontaneo: perché non state spingendo Outer Worlds? Perché state spingendo Death Stranding? Spingete Outer Worlds, perché ha bisogno di più budget e ha bisogno di un nuovo capitolo. Non mi dovete minacciare con un nuovo capitolo di Death Stranding!